È il giorno del debutto, il giorno in cui la storia ricomincia dopo un anno in terza categoria. Città di Varese riparte dalla Serie D, riparte da Sestri Levante con Mister Sassarini in panchina che sceglie nel suo 4-2-3-1 Siaulis in porta, Mapelli, Simonetto, Viscomi e Petito in difesa. Nidarcic e Di Sabato a centrocampo, Capelli, Mobilio e Otelè saranno i tre trequartisti dietro l'unica punta Balla. Fuori gli squalificati Mamà e Lillo, a disposizione ci sono Lassi, Parpinel, Nicastri, Malvestiti, Romeo, Scampini, Beck e Minai. È il Città di Varese a impostare le prime manovre, ma sono i padroni di casa a creare la prima occasione. Buso si libera con il mancino e pesca in profondità Croci. Il numero 9 batte sul tempo Mapelli, ma col mancino calcia alto. La seconda occasione dopo pochi minuti, Cirincione si libera sulla destra, mette il cross, respinge la difesa biancorossa. Bianchi è il primo a arrivare sulla respinta, ma calcia altissimo. Il Città di Varese mantiene il pallino del gioco dopo una lunga azione manovrata che parte dalla destra con Mapelli e Otelè e finisce sulla fascia opposta con Capelli e Petito. Trova una punizione dal limite importante per provare a passare in vantaggio. Dai 20 metri circa si presenta Viscomi, il suo mancino passa in mezzo alla barriera e diventa pericoloso, ma è deviato in calcio d'angolo. Poco dopo è ancora il Città di Varese a rendersi pericoloso, bella giocata di Balla per liberare Otelè in area. Il numero 8 prova a servire Capelli ed è chiuso in calcio d'angolo. A calciarlo si presenta Mobilio e Viscomi di testa va ancora vicino al gol. In apertura di secondo tempo l'episodio che cambia e decide la partita. Mapelli non trova Snidaci con le mani, Buso intercetta e punta al centrocampista biancorosso inseritosi nella linea difensiva per costruire. Dribbling secco e sinistro che anticipa anche la chiusura di Viscomi, batte Siaulis e porta il Sestri Levante in vantaggio. La reazione del Città di Varese è immediata e porta la firma di Capelli. L'esterno si libera bene in area, viene chiuso e sulla ribattuta si presenta Mobilio, il suo diagonale però finisce a lato di poco. Qualche minuto di sbandamento per il Città di Varese che subisce due occasioni consecutive. Prima su un pericoloso cross dalla sinistra, Viscomi anticipa tutti, compreso il portiere Siaulis, e chiude in calcio d'angolo. Poi un errore in uscita e la difesa biancorossa regala a Croci il possibile 2-0. Siaulis è bravissimo in uscita, chiude e salva la porta. Da qui in avanti è sicuramente un Varese più propositivo. Capelli entra nel vivo del gioco, combina con Balla e si ritrova tra i piedi il pallone del possibile 1-1 a tu per tu con Scucimarra, ma è fermato in fuorigioco. Ed è lo stesso Capelli ad innescarsi poco dopo, sempre sulla fascia sinistra, salta il diretto avversario e mette il cross. Otelè non ci arriva. Mister Sassarini a un quarto d'ora dalla fine cambia quattro uomini, inserisce Beck, Scampini, Minai e Fall. Il neo entrato centravanti però non trova l'appuntamento con il gol proprio sull'assist di Minai. L'ultimo guizzo per il Sestri Levante lo regala Cirincione, salta due uomini, si presenta in area e calcia col mancino, ma la palla finisce alta. Nel finale c'è spazio per un'ultima occasione, per l'ultimo assalto biancorosso. Siaulis calcia a lungo, immischia il pallone, finisce sul piede di Viscomi, il suo destro però è deviato in angolo, per la disperazione sua e di tutti i tifosi biancorossi. Termina 1-0 per il Sestri Levante, la prima uscita stagionale del Città di Varese.